Siamo presso la sede dell'Avis di Marsala che si trova in via Abruzzesi e siamo in compagnia del presidente Luciano Rosas. Luciano, perché donare? Donare è importante per aiutare chi ne ha bisogno. Succedono casi a volte che incidenti stradali, infortuni sul lavoro e c'è bisogno di sangue. Poi donare e fa bene anche a se stessi, soprattutto, dico, è fondamentale. Io ho donato per una vita e oltre che donare che fa bene agli altri, ma fa bene a se stessi, anzi, reca benessere perché il sangue si rigenera in poco tempo. Recentemente l'Avis di Marsala è stata premiata anche con il premio 91025 proprio per le sue attività a favore della salute e del benessere. Che effetto vi ha fatto ricevere questo riconoscimento? È un effetto inaspettato. Non pensavamo che la donazione si fa in silenzio e nessuno se ne accorge, invece quando ci hanno, il presidente di quell'associazione, Filippo Beralt, ci aveva contattato, dice, abbiamo pensato a voi. Veramente è stata una bella emozione, intanto un riconoscimento per tutta l'associazione, per tutti i donatori che si sono spesi e si spendono per questa giusta causa. Io la definisco giusta causa perché ho donato più di 50 anni. Ora la legge a 70 anni non me lo permette più, ma è bello, è bello. Dico, per chi crede nel volontariato, nell'altruismo verso gli altri, è un qualcosa che forse non ci sono soldi che si può ripagare. Io ho incontrato tante storie nella mia vita che dice grazie al vostro sangue io mi sono salvato con una sacca di sangue, oppure persone che dice, qualcuno addirittura dice, se oggi cammino è grazie ai donatori. Peccato che non posso donare, però ecco, queste sono belle storie. Io anni fa ho incontrato una signora con una bambina e vedeva una mia foto nel giornale di Sicilia. Eravamo in un bar e il titolare ha detto, signora, vede chi è il donatore di lungo corso? Lei si è girata e mi ha abbracciato. Non la conoscevo. Dice, grazie a lei io mi sono salvata. Ora dico, io ebbi a dire scherzosa al Signore, ma lei è sicura che il mio sangue? Ma dice grazie a tutti voi donatori. Quanti donatori ci sono attualmente a Marsala? Sì, noi abbiamo attualmente 2200 e più donatori. Ci sono quelli che donano il plasma all'ospedale, al centro trasfusionale dell'ospedale Paolo Borsellino e il resto chi dona qua e anche al centro trasfusionale, a volte per comodità vanno anche là, ma noi siamo un bel numero, siamo una delle prime Avis della provincia e ci rende orgoglioso. Stiamo lavorando e mettendo in cantiere tante iniziative nel 2024 anche nelle scuole e nelle varie realtà. Abbiamo anche tanti inviti per far conoscere questa attività.